Uomini e donne, registrazione 25 marzo, Andrea Dal Corso presente. Oggi pomeriggio, come già preannunciato dalla caporedattrice Raffaella Mennoia, sarà registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni trapelate in merito, è possibile affermare con certezza che si prospetta una puntata davvero ricca di colpi di scena. Come di consueto, sarà dato ampio spazio al trono di Andrea Zeletta, Angela e Giulia. Soprattutto per quanto riguarda il primo, le cose si metteranno alquanto male. Ad ogni modo, una bella sorpresa lascerà tutti senza parole. Ci sarà, infatti, il ritorno di Andrea Dal Corso. Uomini e donne, Andrea le bacia a tutte e Natalia se ne va. Per quanto riguarda il trono di Andrea Zeletta, le cose per lui non stanno affatto bene. Il ragazzo, infatti, ha deciso di baciare tutte le sue corteggiatrici generando le ire delle ragazze. A palesare maggiormente il suo disappunto è stata soprattutto Natalia. La ragazza, inoltre, dopo aver scoperto che Andrea è uscito anche con una nuova corteggiatrice, Giorgia, ha deciso di lasciare la trasmissione in modo definitivo. Sarà davvero così? Ad ogni modo il ragazzo è sempre più confuso e indeciso. Caos al trono rosa e ritorno di Andrea Dal Corso. Al trono rosa di Uomini e Donne, invece, la situazione non è certamente migliore. Angela e Giulia si stanno pesantemente scontrando a causa dei loro corteggiatori. Luca Daffré, ad esempio, ha fatto una bellissima sorpresa ad Angela raggiungendo nella sua città natale. Giulia, invece, è sempre più combattuta tra Manuel e Giulio. Nei confronti del primo nutre un forte interesse dal punto di vista mentale e caratteriale. Con il secondo, invece, c'è una chimica davvero forte che li sta spingendo ad avvicinarsi sempre di più. Proprio per questo motivo, è molto probabile che tra i due possa essere scattato un bacio appassionato.